Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qua per un'altra recensione di World of Tanks e questa volta il vostro Zura vi parlerà del T-32, il pesante T-8 americano, un veicolo anzi, anche questo storico, un veterano dei campi di battaglia. Eccolo, lo possiamo osservare di fianco a un altro corazzato americano pesante T-8. Il T-30, il T-29, che è il veicolo che lo precede nella linea, e il Tier 7 T-29 è anche leggermente più grande e più massiccio del T-32. Prima di andare ad osservare che cosa combina lanciando nel campo di battaglia, facciamo una breve analisi, del veicolo, come sempre. Ecco qua, ho inserito una comparativa di quattro pesanti americani che possono essere, diciamo, assimilati come tipologia di combattimento. Gli americani sono famosi per essere degli hull downer, ovvero dei veicoli che devono nascondere la parte bassa del carro per poter utilizzare efficacemente la torretta, che di solito è molto corazzata, e questi quattro veicoli non fanno eccezione. Partiamo dal comparto arma, il volume di fuoco. Possiamo notare che il T-32 è secondo dietro al L5, veicolo premium introdotto recentemente, che ha un pazzesco danno per minuto, mentre gli altri due pesanti T-8 americani sono molto molto indietro come danno per minuto. In questa comparativa manca il Chrysler Kei, l'ultimo carro pesante T-8 americano premium arrivato da poco, ma essendo un veicolo con poca gun depression, quindi un veicolo con uno stile di combattimento molto diverso, non l'ho ritenuto pertinente. Allora, la penetrazione, questa è una nota dolente del T-32, la penetrazione è a malapena sufficiente, anzi direi insufficiente, con l'ultima tendenza della wargaming ad introdurre veicoli super corazzati, ed abbiamo il T-34 Premium che ha una pazzesca penetrazione di 2,48, il top del top del top dei pesanti del T-8, seguito dal un ottimo 230 mm penetrazione del Patriot E5. Il danno del T-32 si posiziona a metà tra il danno, l'alfa da major ridotto dell'E5 e l'eccezionale 400 del T-34, per poi passare alla velocità del proiettile standard, leggermente migliore quella del Patriot, dell'E5, e il T-32 porta un quantitativo ridotto di munizioni, infatti il danno complessivo fattibile è tra il più basso di tutti quanti. Ora vediamo come si comporta questo cannone. Abbiamo un tempo di puntamento molto buono, con 2,21, mentre pessimo è quello del T-34. La dispersione purtroppo non è delle migliori, 0,39 è un valore che si avvicina più a un cannone di tipo sovietico che di tipo americano, e risulta molto preciso il T-34, precisione che però viene vanificata da un tempo di puntamento lungo e da dispersioni in movimento, girando il carro e ruotando la torretta, della peggior specie. Quindi diciamo che il cannone del T-32 è un cannone onesto nella media, mentre quello dell'E5 è decisamente performante, sia come danno per minuto, come penetrazione, che come qualità di cannone. Nel comparto mobilità, il T-32 si posiziona al secondo posto e abbiamo sempre l'E5 che anche qui svetta con una mobilità al di sopra della media, e T32 è un secondo classificato con un onesto 35-14 e 14 rapporto peso-potenza. Attenzione alla resistenza nei terreni morbidi, come tutti gli americani, non appena becca un po' di sabbia e fango, affonda e perde moltissimo della sua mobilità. Nel comparto armatura abbiamo dei valori. Diciamo, abbiamo degli hull tutti abbastanza vulnerabili relativamente. Questo delle 6 Alien è tutt'altro che vulnerabile. E abbiamo delle torrette super corazzate. E dal punto di vista della torretta, il T-32 ha una delle migliori torrette che esistano in World of Tanks.
Dopodiché abbiamo 1550 punti ferita più o meno in linea con gli altri e un altro fattore molto molto importante, 400 metri di vista eccezionali. Quindi diciamo che questo T32 si presenta come un ottimo tuttofare che combina un discreto danno per minuto, ha un brandeggio accettabile, ha una mobilità accettabile, un'eccezionale torretta con un eccezionale raggio visivo. Andiamo ad analizzare lo schema della corazza più in dettaglio. Ecco, questo è il nostro collision model. Come potete vedere, l'hull, il pezzo sotto, sia di fianco che al posteriori, è un gigantesco bersaglio. La torretta invece risulta essere corazzata, discretamente corazzata anche lateralmente. Quindi vi consiglio di, se lo incontrate, di sparare o sotto o nella parte posteriore della torretta, perché davanti, guardate, abbiamo un pazzesco 400. Un pazzesco 400. E qui addirittura c'è anche un quadrato di corazza spaziata. Ma il meglio, questo carro, lo ha tutto davanti. La torretta è un gigantesco blocco impenetrabile. Probabilmente nessun cannone del gioco può passare. Forse il Jagdpanzer 100 con i proiettili premium o l'E4. Cacciacarri TR10 utilizzando le Gold e colpendo nel punto giusto, qui leggo 3.31, potrebbero riuscire a danneggiare la torretta del T32, oppure rivolgersi alla Commander Hatch, che è molto sottile e guardate com'è ingannevole, no? C'è solo una piccola zona centrale, ma è molto corazzata, difficilmente colpire. Meglio rivolgersi sotto, dove comunque sia il T32, anche se incontrato in pianura, è tutt'altro che ha un onesto quasi un 200 mm con un grande visibile weak spot nella machine gun, nella porta del mitragliatore. La piastra inferiore è tutto quanto weak spot, ma questo carro dà il meglio di sé in hull down, quindi nascondendo la parte sotto oppure combattendo, scollinando, uscendo da una collina e utilizzando l'abbasso, ecco, puntando il cannone verso di me e nascondendo solo il pezzo sopra, avremo un, ecco, questa è la posizione più corretta, avremo una piastra superiore molto molto resistente su 230, il lato autobounce, la torretta è impenetrabile e rimane solamente il piccolo weak spot della machine gun. Quindi in questa posizione il T32 detta veramente legge a bordo collina. Passiamo ora all'azione e andiamo a vedere come T32 se la cava in una situazione tutt'altro che semplice. Poiché siamo a Parigi e siamo in una mappa cittadina dove il T32 non può sfruttare le sue qualità di hull down. Quindi il nostro E656, che gentilmente ci ha concesso di utilizzare il suo replay, dovrà battersi su un terreno che non è consono al T32. Ma vediamo come il nostro 656 riesce a impostare la partita. Si dirige verso la zona classica dei pesanti, quindi la zona all'incrocio della linea 5 e della linea K. Qua è una buona scelta perché c'è una zona dove l'hull down è fattibile, la strada si biforca, una va in discesa e qui volendo, se uno ha la possibilità, può nascondere l'hull e utilizzare la torretta, oppure anche affacciarsi per, ma ecco che spunta a centro mappa un 1390 che può cercare di portare vista al centro. Il bersaglio non è facilmente colpibile e il nostro E656 si va a posizionare in zona centrale. Il primo colpo viene assorbito dal cingolo. Bisogna stare molto attenti perché in questa posizione la lower plate è un grande weak spot, quindi in questo momento il nostro E656 sta prendendo dei rischi.
sembra che nella parte superiore della mappa vi sia solamente un Emil che risulta essere anche abbastanza spaventato e non e rimane nascosto dietro un edificio. Ecco, commette un grave errore. Il cingolo nuovamente in maniera provvidenziale, vedete come cerca. Ecco il primo colpo che entra. Il primo colpo è entrato, guardate, è stata colpita, ma io penso in maniera fortuita, la piccola torretta mitragliatrice che si trova sul cofano. L'Emil è rimasto senza proiettili, purtroppo è traccato ed è andato a casa. Grande errore da parte sua, si è preso parecchi rischi qui, 656, ma ora ha la possibilità di affacciarsi utilizzando la corazza della torretta. Il primo colpo non va a segno, bisogna stare attenti perché uscire di profilo, ecco che arrivano altri avversari. È una posizione un po' difficile da gestire. Probabilmente i suoi compagni sotto se la vedono meglio e quindi vediamo che anche lui decide di combattere utilizzando questa posizione che potrebbe dare riparo alla piastra inferiore e potrebbe assicurare, no, potrebbe assicurare un vantaggio nei confronti dei nemici. Un ottimo colpo nella parte inferiore, ecco, vedete che ora è perfettamente riparato e tiene fuori solamente la torretta e infligge un altro terribile colpo al T29 che purtroppo scopre la lower plate. In questa posizione qui il T32 è senza ombra di dubbio un dominatore del campo di battaglia. Il T29 riesce a indietreggiare, nessuno dei nemici può minimamente pensare di danneggiare il T32 posizionati in questa maniera. Vediamo se si riesce a mettere a segno qualche colpo. S6 viene traccato, i compagni di squadra intanto E656 cerca di fare un po' di side scraping per trovare linea di tiro, ma l'S6 viene attaccato da un TVP arrivato da dietro, che rimane in una posizione alquanto discutibile. È un ottimo bersaglio. 656 continua, i proiettili standard, come potete ben vedere, solo 198 di penetrazione, fanno fatica, ma ora l'S6 dà il fianco e il T32 può mettere a segno un altro colpo. Il nemico è nascosto. Un altro colpo sul fianco, ma viene colpita la striscia di corazza spaziale dell'IS-6 e quindi il nostro T-32 decide di tornare sui suoi passi ed andare a difendere la base, poiché la partita sta prendendo una brutta piega. Avversari con carri a piena vita si stanno dirigendo verso il cap e quindi la partita potrebbe essere compromessa. Il T-32 inizia la strada del rientro per difendere. Vedremo ora se riesce a trovare una posizione in cui sfruttare le qualità del carro, in cui sfruttare questa pazzesca torretta senza, come vedete, mostrare i punti deboli. Un colpo ha preso anche la Commander Cupola, ma non è entrato, ha rimbalzato. Nuovamente side scraping. Un IS-3 difficilmente penetrabile con i proiettili standard, ma stoicamente tenta ancora di colpire la piastra inferiore, riesce a traccare e decide in questo momento E656 di passare ai proiettili premium. Arriva un colpo decimato, la situazione cambia drammaticamente, la penetrazione dei proiettili premium è superiore alla corazza dell'IS-3. Ed ora quei nemici si trovano in difficoltà perché il T-32 da qui è in grado di infliggere una pesante punizione e magari riuscire a togliere l'IS-3 sarebbe un'ottima cosa. Arriva un colpo dal cacciacarri tedesco
posizionato a destra. La posizione è buona, il T32 è, diciamo, di torretta. L'Emil deve scollinare. Deve scollinare, eccolo. Prende un colpo. SC-156 si rimette in angolato per massimizzare la sua corazza e poi decide di arretrare, perché effettivamente in questo momento è uno scontro di 3 contro 1, quindi è estremamente svantaggiato. Incredibilmente il cacciacarri tedesco sta facendo valere la sua camo, non che sia un carro molto mimetico l'Emil, perché è gigantesco, è grande come un fienile, ma riesce a non farsi vedere e a tenere sotto avvistamento il T32 di ES156. Ecco che l'IS3 decide di forzare la situazione, ma il proiettile in canna premium non dà scampo. In più il T32 ricarica molto più velocemente e l'IS3 è fuori gioco. Lo Sturer Emil ha il cannone piccolo, infatti ha inflitto prima un 301 e poi un 288 al nostro T32, ma prudentemente, si decide di non continuare a combattere contro un avversario invisibile che potrebbe chiudere la partita, poiché sono rimasti solamente 325 punti ferita ad S156, che quindi giustamente ritiene sia meglio andare a caccia delle due artiglierie per poi cercare magari una soluzione insieme al suo compagno T29, che in questo momento anche lui si sta dirigendo verso le artiglierie. Velocizziamo un po' l'avanzata per raggiungere la zona più calda della battaglia. Comunque sia, fino a questo momento un'ottima partita con 2 kill, 3300 danni, 1500 danni assorbiti. Lo svantaggio potrebbe essere, ecco, è stato colmato dal T29 ed ecco l'Emil che si fa vedere e prende un colpo, rimasto in campo aperto. Prudentemente S156 sa che c'è anche un pezzo d'artiglieria, ma l'artiglieria nemica ha fatto fuori il T29, quindi il nostro T32 rimane da solo con l'artiglieria, 5 minuti allo scadere. Questa è una battaglia che si può vincere. Il nostro amico S156 riesce a vedere la fine della battaglia, il successo della battaglia. L'artiglieria francese è un'artiglieria molto mobile e il cannone, sebbene solamente di calibro 155 mm, potrebbe essere in grado di infliggere un colpo mortale, poiché il T32 è ferito. Giustamente viene fatto un aggiramento per poter utilizzare la torretta, che è la parte più corazzata e sarebbe ben in grado di resistere a un colpo di artiglieria. Purtroppo il colpo va a vuoto perché l'artiglieria riesce a stordire il nostro T32, che parte all'inseguimento. Guardate questa artiglieria, che velocità di spostamento, ma deve attraversare una zona allo scoperto. Non riuscirà sicuramente a sfuggire al nostro T32, che si fa avanti. Prende un colpo, rimane con 113, stordito. Ormai l'artiglieria è in preda al panico. Guardate che mobilità, riesce ad aggirarlo, non può riparare l'equipaggio. Il colpo va a vuoto, l'artiglieria prende il largo e inizia un concitato inseguimento. Ecco a segno, 292, l'artiglieria è in preda al panico. Ora è veramente difficile, perché probabilmente l'artiglieria si è girata verso il nostro T32 ed è pronta a sferrare un colpo micidiale. La partita si è complicata grandemente. L'artiglieria è mobile, cerca il blitz,
Cerca il blitz snapshot e il nostro E656 conclude questa partita in un terreno non a suo agio contro i 9 con 4.000 danni e 4 kill. Andiamo a vedere che cosa ci raccontano le statistiche post partita. È una maestria, fenomeno, con la solita, il solito gruppo di medaglie minori, muro d'acciaio e grosso calibro, un'ottima partita con un 1326 di esperienza pulita, 7 riconoscimenti, 4 kill e grande apporto in una partita resa difficile da una performance diciamo molto molto appannata di gran parte della squadra. Ovviamente riparazioni del veicolo e qualche proiettile premium sparato senza l'utilizzo di un account premium. Senza l'utilizzo di un account premium, in questa partita sono stati guadagnati solamente 41.000 crediti, mentre con un ipotetico account premium sarebbero stati 61.000 e l'esperienza sarebbe stata una volta e mezza di più. Concludiamo così la nostra recensione riguardo a questo leggendario veicolo americano. Anche per questa review è tutto, ragazzi. Io vi do appuntamento alla prossima. Un saluto dal vostro Zura.